Sono le 10:27, andiamo di sorprese in questo periodo, veramente non ci fermiamo e non ci fermiamo, non ci pensiamo neanche perché è per noi un grande piacere, immaginiamo anche per voi. E quindi questa mattina andiamo in Buongiorno a Mattia, meglio noto come Mr. Rain. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, eccomi qua. Caro Mr. Rain, allora facci sapere subito dove ti trovi fisicamente e come trascorri il tuo tempo in casa. Allora, io sono a Brescia. E fortunatamente ho un piccolo studio in casa, quindi il mio tempo lo sto impiegando nel lavoro e sto guardando un sacco di film e serie su Netflix, faccio giorno e notte così. Ma stai cercando ispirazione? Stai cercando ispirazione o è puro cazzeggio? No, è puro svago, ecco. Ok. No, perché sai, a volte Senti. Anche da una cosa banale può nascere l'ispirazione per scrivere una canzone. Certo. Tu hai molto seguito, Rain, tra i giovani e i giovanissimi. Sono quelli che fanno un po' più fatica ad adattarsi alle regole, perché evidentemente, insomma, la loro vitalità li spingerebbe alla socialità e a stare fuori. Hai qualche consiglio per viversela un po' meglio, oltre ad ascoltare la radio e guardare qualche serie su Netflix, magari anche qualcosa di sociale, che so, che ti viene in mente? Ma guarda, io farei come sto facendo io sfrutterei il tempo, visto che il tempo è denaro e nessuno te lo ridà indietro, bisogna sfruttarlo e farlo e valorizzarlo al massimo. Quindi io sto lavorando su me stesso, sto cercando di migliorarmi, sto studiando e mi raccomando, bisogna stare in casa perché bisogna farlo per noi stessi ma soprattutto per tutti gli altri. Quindi se saremo uniti, domani sicuramente sarà un giorno migliore. E tu, fra l'altro, questa cosa la stai dicendo adesso in parole semplici, ma l'hai addirittura detta sotto forma di canzone, perché è uscita una canzone che si chiama Fiori di Chernobyl, tra l'altro numero 1 su Apple, numero 2 su iTunes, numero 3 su Spotify, in cui c'è un passaggio che dice: cammineremo sopra queste nuvole, passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Quindi un messaggio di speranza, insomma, no? Assolutamente, rinascita e speranza. È una canzone che ho scritto a novembre, ma risentendola un po' di settimane fa sembra giusta per questo periodo. Spero di dare una mano a tutti quelli che la sentiranno, spero di trasmettere un buon messaggio positivo e soprattutto di speranza. Grazie Mr. Rain, grazie di cuore. Grazie mille per questa chiacchierata. Continua pure grazie a vivere. Grazie mille a voi, grazie. A vivere nel tuo isolamento creativo, perché questo è naturalmente in linea di massima per la maggior parte degli artisti, e a risentirci presto, magari a rivederci quando sarà possibile, naturalmente. Assolutamente. Ciao, noi ci ascoltiamo appunto la canzone della quale parlavo qualche istante fa, si intitola Fiori di Chernobyl, Mr. Rain.